Ciao a tutti, oggi creeremo un gioco di memoria chiamato Lista della Spesa, dove al centro appariranno delle cose da comprare in ordine e noi sotto dovremmo riproporli nello stesso ordine, premere un tasto di conferma e verificare che tutto vada bene. Vediamo di partire subito con lo sprite degli elementi da mostrare. Allora, il primo sprite è un quadrato bianco senza contorno. Ok. Il secondo costume è qualcosa da mangiare, quindi possiamo andarlo a recuperare tranquillamente dai cibi. Facciamo un esempio con quattro cibi diversi, quindi mela, ok, come facciamo a mostrare ogni tot secondi il frutto? Vediamo un po'. Allora, per quattro volte, prima passiamo al costume 0, cioè bianco. Costume 1. Aspettiamo qualche secondo. Un secondo. Mostriamo per 2 secondi un costume a caso. Aspettiamo altri 2 secondi. E ripetiamo il ciclo. Allora, qual è il problema? Che ovviamente qui vedremo sempre l'arancia. Ok. Cosa possiamo fare? Possiamo creare una variabile che io chiamo mostrato. La metto a un valore casuale tra 1 e 4 e adesso vedrete che in base al faccio un if, in base al valore mostrato lui mi mostrerà un costume diverso. Questo per ora li tolgo. Quindi, se mostrato è 1, allora lo possiamo tenere questo. Passiamo al costume, anzi, il costume arancio era l'ultimo, quindi lo mettiamo qui. Allora, io potrei fare questo. Se mostrato è 1, passa al costume mela, attendi 2 secondi. Se mostrato 2, passa al costume banana, attendi 2 secondi e così via. Però ci rendiamo conto che il costume, che l'attesa dei 2 secondi è comune a tutti gli eventi. E allora ci conviene portarla fuori da tutti i se,
in modo che il se cambi soltanto il costume, l'attesa di 2 secondi resta uguale. Questo è molto utile perché se io poi voglio cambiare il tempo di attesa, un conto è cambiarlo da qui, un conto è andarlo a cambiare tutte le volte in tutti gli if, in tutti i se che ho creato. Quindi passiamo al costume mostrato 1, passo al costume mela. Mostrato 2, passo al costume banana. Mostrato 3, passo al costume anguria. Vediamo come andiamo. Anguria, mela, banana. Ok, io però voglio tenere traccia di questi valori che sono stati assunti, perché questa è la mia lista della spesa. E a proposito di lista, creo proprio una lista elementi mostrati. Una cosa importantissima all'inizio del gioco, visto che questa lista si riempirà, è devo cancellare tutto da elementi mostrati, cioè devo cancellare la lista in modo che non ci sia niente. Adesso, ogni volta che il numero casuale è stato mostrato, aggiungo questo valore, quindi il valore che ha assunto mostrato, a elementi mostrati. Vediamo se tiene traccia. Fantastico, ha salvato la mia lista. Quindi questa è la lista degli elementi mostrati. Adesso qui sotto vado a creare gli elementi da scegliere e poi cosa faccio? Un controllo che mi va a confrontare gli elementi che ho scelto con gli elementi mostrati e se tutto va bene mi mostra delle spuntine di successo.